Il progetto ha previsto dei percorsi didattici incentrati su attività che hanno la potenzialità di catturare l'interesse degli allievi, favorendo un migliore inserimento degli stessi nell'azione educativa. I laboratori hanno mirato a dare ai nostri ragazzi l'opportunità di conoscere un mondo diverso, più vicino ai loro sogni, per prendere le distanze da alcuni loro comportamenti di chiusura e di turbolenza, promuovendo lo sviluppo della consapevolezza e la capacità critica rispetto al proprio mondo e alle proprie esperienze relazionali. Il laboratorio teatrale, in particolare, ha consentito l'emergere di attitudini individuali che possono realizzarsi in un concreto orientamento. Ha favorito inoltre lo sviluppo della creatività e della memoria, l'espressione del corpo e la conoscenza di sé, la reinterpretazione di testi e musiche in maniera originale. Siamo a casa di Chanel, una ragazza di oggi. Una domenica pomeriggio qualunque è seduta sulla poltrona di casa sua e col telecomando stretto in mano cerca di trovare un programma che le interessi in TV. Chanel! Sì, papà? Chanel! Come mai ti trovo da queste parti? Papà, non fa niente in televisione. Chanel, ascoltami bene. Ti ho detto mille volte come la penso. E non permettere mai a nessuno di influenzare le tue scelte. Ha chiamato Tommaso perché ti voleva portare a quel solito locale. Aspetta, fammi ricordare. Ma come si chiama? Passa il microfono. Ma quale microfono? No, papà, passa il microfono. È il nome del locale. E che razza di locale è mai questo? Un locale come tutti gli altri, solo l'unica particolarità è che si canta il karaoke. Ah, va bene. Comunque sta venendo... Tommy, papà, ti devo confessare una cosa. Sì. Visto, non ce la faccio più. Ti voglio molto bene, però mi sta troppo in bullo. Chanel, ascoltami bene un'altra volta. Non permettere mai a nessuno di influenzare le tue scelte. Le persone che ti vogliono bene, in fondo ti danno dei consigli, ma poi devono rimanere tali. Tu sei uno spirito libero, proprio come me. E solo noi conosciamo cosa è meglio per noi stessi. Quindi sai solo tu se devi lasciare o meno Tommy. Perciò, pensaci bene e fa la scelta che ritieni più opportuna. Va bene, grazie papà. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio molto bene. Questo deve essere lui. Gli dico che scendi tra un po'. Ok, grazie. La televisione, non sopporto chi ti vuole cambiare soltanto, sì, soltanto per sentirsi migliore, non sopporto più di sentirmi dire che non è questo il pezzo da interpretare. Io oggi sai che faccio, scrivo come mi pare, uno spirito libero,
stare ad aspettare che il tempo faccia andare via ogni dolore. Le ore, sì, le ore me le voglio godere. Uno spirito.